Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode con Maria, la Vergine Immacolata, andiamo incontro a Cristo Signore, sole di giustizia. Cristo verrà tra noi, Gesù, vieni a te lo sposo, non tarderà, se ti prondi vi aprirà, litiga da te, gloria al Signore, nascerà. Preghiamo. O Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera madre di Dio, di godere sempre della sua materna intercessione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Insieme l'inno. Vergine, madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si riaccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face, di caritate e giuso intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vale che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzale. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate. Ave rosa del paradiso, sfocciata del sole di Dio. Ave sposa splendente di grazia. Ave più degli angeli, amata del Signore. Il cantico viene recitato, la solista e l'assemblea. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. Mi ha tolto il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di aprire, e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione, e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia, e la lode davanti a tutti i popoli. E la voce di Dio non mi chiederò in silenzio, e l'amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non scorra come strega la sua giustizia, e la sua salvezza non si strenda come amata. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale della
tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata a mio compiacimento e la tua terra spossata. Perché di te si compiacerà il Signore e la tua terra avrà uno sposo. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle, per tutto il giorno e tutta la notte, non taceranno mai. Voi che lamentate la promessa al Signore, non prendete mai il posto, e neppure alcune date il posto, finché non abbia stabilito Gerusalemme, finché non abbia resa il manto della terra. Gloria al Padre e al Figlio, e lo Spirito Santo. Insieme. Ave rossa del paradiso, scocciata al sole di Dio, ave sposa splendente di grazia, ave più degli angeli amata del Signore. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion. Grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme, non temere, Sio, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà col suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della
intercessioni, Maria fu benedetta dal Signore, santificata da Dio sua salvezza. Salmo 97 viene recitato insieme. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate e esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e il suono del coro, acclamate davanti al Re il Signore. Trema il mare e quando racchiude, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battono le mani, e esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia, i popoli con rettitudine. Gloria al Padre, al Figlio. Ascoltatemi, figli santi, e crescete, come una pianta di rose sul torrente. Come un cesso, partite un buon profumo, fate fiorire il fiore come il cielo, spargete il profumo, intonate un canto di lode, benedite il Signore per tutte le opere sue. Magnificate il suo nome, proclamate le sue lodi, con i vostri canti e le vostre cetre. Così vedete la vostra gloria, quando sono magnifiche tutte le opere del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Nella sua concezione, Maria fu benedetta del Signore, santificata da Dio sua salvezza. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse:
ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Con questa veglia mariana serale concludiamo i festeggiamenti in onore della Vergine Immacolata. Quest'anno in forma più sobria dal punto di vista esteriore, ma forse con una fede più viva, corriamo ai piedi della Vergine portando a lei le nostre suppliche, il nostro desiderio di ritrovare pace e serenità. Vogliamo svolgere questa preghiera serale, anche se in pochi, in collegamento con alcuni che ci seguono da casa. La vogliamo svolgere con fede veramente profonda che scorga dal più intimo di noi stessi. Siamo giunti a questa celebrazione attraverso i giorni della novena, con la partecipazione delle varie zone della parrocchia, e sempre c'è stato nel volto di tutti una profonda preghiera, un grande desiderio di metterci nelle mani di Maria per vincere la confusione e i timori che ci assalgono e ci avvolgono in questo tempo, chiamati all'improvviso ad affrontare situazioni nuove, inedite, nelle quali ci troviamo impreparati e nelle quali non tutti riescono a reagire nello stesso modo. Non abbiamo strade umane che ci salvano, ma soltanto la mano di Dio. Siamo qui per chiedere alla Vergine Maria di portare al Signore la preghiera nostra, la preghiera del mondo intero, la preghiera dei popoli e delle famiglie più sofferenti, perché colpite da questa pandemia in tanti aspetti, da quelli spirituali, affettivi, fino a quelli materiali del lavoro. Chiediamo alla Vergine Maria misericordia, pietà, amore verso di noi, come ha sempre fatto in tanti anni in cui ci ha protetto dal cielo. Chiediamo alla Vergine Maria una luce in questo tempo di smarrimento, perché non perdiamo ciò che è essenziale. Chiediamo a Dio di aiutarci, magari a togliere le cose superflue dalla nostra vita, alle quali a volte ci attacchiamo, e di aiutarci a non togliere quelle essenziali, l'amore, la fede, il rispetto, la bontà. La Vergine Maria è vissuta secondo questi ideali, oggi ce li propone ancora. Accogliamoli, raccogliamoli, cerchiamo di metterli in pratica. Quando l'angelo si presenta a Maria in questa lettura del Vangelo che abbiamo ascoltato, Maria è un po' confusa, ha qualche timore, infatti subito l'angelo la rassicura con l'espressione di conforto: non temere Maria. Ecco, è una frase che mette Maria più serena, a suo agio, nel momento in cui deve ascoltare la proposta più sconvolgente della sua vita: vuoi diventare la madre del mio figlio? L'angelo porta queste parole nome di Dio alla Vergine, che accetta, ma per prepararla a questo sì, a questo eccomi, l'angelo cerca di rasserenarla: non temere Maria. Sembra una frase rivolta pure un po' a noi, o almeno abbiamo il desiderio di sentircela dire di un angelo: non temete, anime mie. Il Signore ci potrebbe dire proprio così in questo momento: non temete, pecorelle mie, anime mie. Il nostro cuore è pieno di commozione dinanzi alla Vergine Maria, nell'attesa proprio di superare paure, timori, smarrimenti di ogni genere che oggi viviamo. La fede ci conforta, la convinzione che il Signore ci tiene tra le sue braccia, soprattutto su questo passaggio difficile, stretto, pericoloso che stiamo compiendo, e ci dice proprio così: non temete, siete mie pecorelle. Ma noi dobbiamo essere come Maria per meritare questa parola di conforto, cioè disponibili a Lui.
Accogliamo l'invito di Dio a superare le difficoltà e i timori, ad essere più sicuri, più sereni interiormente, sentendoci nelle sue mani e impegnandoci a seguire l'esempio di Maria, a dire lei come la Signora che può trasformare la nostra vita, metterci sulla sua strada e dire dei no alle cose del mondo, ai richiami della terra, alla vanità, a ciò che è effimero, a ciò che è male, per non contristare il cuore di Dio e ritornare nella paura. Riceviamo quindi questo bellissimo invito di conforto: non abbiate paura, seguite il bene e saremo sempre nelle mani di Dio. Fratelli e sorelle, ci rivolgiamo con fiducia a Dio per mezzo di colei che con il sì non solo è diventata madre di Cristo, ma anche madre nostra. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che cammina nel tempo, chiamata ad evangelizzare l'umanità in nuove e difficili situazioni, perché trovi sempre gesti e parole adatte per annunciare a tutti la parola che non passa. Preghiamo. Per questo nostro mondo, traviato dalla pandemia, dove il male sembra talvolta avere il sopravvento, perché mai venga meno la certezza della vittoria di Cristo e del suo regno di verità, di giustizia e di amore. Preghiamo. Per le nuove generazioni, perché non si lascino rubare la speranza, ma si impegnino nella Chiesa e nella società civile per promuovere tutto ciò che è vero, buono e giusto. Preghiamo. Per quanti nelle nostre case, negli ospedali e in tanti altri luoghi sono toccati nel corpo e nello spirito dalla sofferenza, perché trovino nella fede e nella cristiana solidarietà motivi per credere e sperare. Preghiamo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Figlia prediletta del Padre, Madre di Cristo Re dei secoli, Gloria dello Spirito Santo, Vergine Figlia di Sion, Vergine povera e umile, Vergine mite e docile, serva obbediente nella fede, Madre del Signore, cooperatrice del Redentore, piena di grazia, fonte di bellezza, tesoro di virtù e sapienza, frutto primo della redenzione,
discepola perfetta di Cristo, immagine purissima della Chiesa, donna della nuova alleanza, donna vestita di sole, donna coronata di stelle, signora di bontà immensa, signora del perdono, signora delle nostre famiglie, Letizia del nuovo Israele, splendore della Santa Chiesa, onore del genere umano, avvocata di grazia, ministra della pietà umana, aiuto del popolo di Dio, regina dell'amore, regina di misericordia, regina della pace, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina della terra, regina del cielo, regina dell'universo, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ultra es Maria, tota ultra es Maria, et macula originalis, non est in te, et macula originalis, non est in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. O Dio che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Discenda su di voi la grazia di Dio Padre, il cui Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria per salvare il genere umano. Dimori sempre nei vostri cuori Cristo, nostra pace, che Maria, figlia di Sion, attese con gioia nella sua prima venuta. Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi, perché vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode, possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore.